per tante e diverse ragioni la più attesa. L'Istat fa previsioni ottimistiche sull'andamento della nostra economia per il prossimo anno al netto dei problemi delle banche. Per l'economia italiana il 2017 potrebbe partire col piede giusto, a dirlo è l'Istat, che nella sua nota mensile sottolinea che c'è una prospettiva positiva per la crescita nei prossimi mesi. Nel terzo trimestre del 2016, ultimo dato disponibile, il PIL italiano è aumentato dello 0,3 sui tre mesi precedenti. Le speranze sono affidate all'industria e al lavoro. Nel settore manifatturiero, dice l'Istituto di Statistica, sono aumentati gli ordini a ottobre, più 0,9. Ed è migliorata la fiducia in dicembre. Nello stesso mese è cresciuta anche la fiducia dei consumatori. Ma nel 2016 sulla fiducia dell'economia ha pesato la crisi delle banche. Proprio in queste ore a Siena è in corso un delicato CDA di MPS. Al centro della riunione l'emissione dei bond garantiti dallo Stato dopo il via libera dell'Europa all'utilizzo dello scudo pubblico per la liquidità. Ma i consiglieri discutono anche del nuovo piano industriale necessario dopo la richiesta della Banca Centrale Europea di rafforzare il capitale fino a 8,8 miliardi. Ma l'intera soluzione della crisi bancaria potrebbe prendere una piega che preoccupa fortemente i sindacati per il rischio di trasferire sui lavoratori la maggior parte del conto da pagare. Ci sono segnali preoccupanti nelle grandi banche, ma a cominciare potrebbe essere una delle quattro piccole banche in crisi, Cari Ferrara, dove i dipendenti con il maggior sindacato del settore, la FABI, chiedono a Banca Italia, primo azionista della banca, di trovare una mediazione evitando di minacciare la procedura per i licenziamenti collettivi come unica alternativa alla liquidazione dell'azienda. Siamo costretti a confrontarci con la banca per evitare che siano licenziati circa 450 persone. Non vogliamo assolutamente creare un precedente. Se dovesse passare questa linea, chiaramente l'argomento dei licenziamenti potrebbe espandersi a macchia d'olio e quindi circa 15.000 lavoratori potrebbero essere interessati nei prossimi mesi.